Io mi chiamo Daniele Repetto e rappresento qui la casa editrice. E la casa editrice che ha ritenuto di pubblicare questo libro per contribuire a un parziale risarcimento, come scriviamo, nei confronti di Luigino, per l'ingiustizia che ha subito e che continua tuttora a subire. Poi magari ne riparleremo, ma accennavamo prima con Sandro Provisionato che Luigino in realtà, pur essendo stato prosciolto, sta scontando un ergastolo, nel senso che la sua condanna non ha fine. Lui è stato prosciolto in istruttoria e questo ha fatto sì che i giornali non ne parlassero. Per cui chi ricorda della nostra generazione Luigino Scriccio lo ricorda come o il Brigatista Rosso, la spia bulgara. Un amico incontrato alla Fiera del Libro a dicembre mi ha detto: ma non è in galera Luigino? No, è una questione seria, insomma, che forse poi ne parleremo sia con Sandro Provisionato, che fa il giornalista e quindi i problemi dell'informazione conosce bene, sia col dottor Priore, che è qui però perché è stato protagonista anche della vicenda di Luigino, un po' come il gioco Guardia Ladri, no, dottor Priore? Perché secondo me è una questione che in qualche modo noi che siamo operatori dell'informazione e della giustizia o della politica dobbiamo porci, come fare in modo che vicende di questo genere non si ripetano e che appunto persone innocenti e prosciolte poi non scontino una condanna ingiusta, non continuino a scontarla. Il libro appunto è un piccolo sasso nello stagno per cercare di ridare voce a Luigino. Allora, prima di cominciare la discussione, vediamo un filmato che il collega Pierluigi Camilli ha preparato da TG d'epoca, dal momento d'arresto. Gli do la parola così ci racconta il lavoro che ha fatto. Buonasera a tutti. Ma il lavoro abbiamo fatto questo. Gabriele, come sempre, mi sollecita a cose belle e simpatiche. Dunque, intanto io ho conosciuto Luigi Scricciolo di persona ad una presentazione di un libro al Senato di Castagnetti, eccetera. Mori me l'ha presentato e io ho avuto un sussulto quando l'ho visto, perché lo scopriremo fra poco, ero il cronista del TG1 di tanti anni fa, qui ci sono parecchi che 25 anni fa erano veramente dei bambini e seguivo la vicenda Scricciolo. Allora, vedendo quei filmati, ho ritenuto opportuno portarveli, ci sono dei filmati nostri del TG1 e alcuni del TG2, anche per farvi capire un attimo il clima, il contesto in cui si inserisce la vicenda sia giudiziaria che umana di Scricciolo. Erano momenti complicati e adesso vedremo. Dunque, il filmato è diviso in più capitoli, perché leggendo il libro li abbiamo scelti apposta e adesso vedrete che io leggerò poche righe del libro di Scricciolo che racconta lui il suo arresto, poi vedrete come l'abbiamo raccontato al TG1, poi avremo momenti in cui Scricciolo pensa, si rifà, sente la solidarietà all'esterno, vedremo cosa dichiarano quelli all'esterno e poi tutta questa complicazione, poi qui ci spiegherà meglio forse il giudice Priore, della pista bulgara, degli attentati, dall'Ekvavenza, eccetera. Ecco, questo filmato però forse vuole essere questo contributo, di portarvi tutti quanti a 25 anni fa. Veramente, se uno chiude un attimo gli occhi, ecco, ritorna a quelle vicende. Partiamo con queste righe che ha scritto Scricciolo nel suo libro, proprio l'apertura, che anche lo stile mi ha colpito, perché lui ha un modo di scrivere all'inizio quasi come se seguisse una telecamera in presa diretta, racconta la sua vicenda, no? Allora cominciamo, aperte virgolette: sono il dottor Masone, capo della squadra mobile, lei è il dottor Scricciolo, le devo notificare un mandato di cattura. E siamo a Firenze in un convegno internazionale e Scricciolo: la giornata è convulsa, stiamo decidendo la mobilitazione dei sindacati italiani a sostegno di Solidarnosc dopo il golpe del generale Jaruzelski, gli arresti dei dirigenti dell'organizzazione. Ho da fare, non presto molta attenzione alle parole dell'uomo che mi si para davanti all'improvviso. Devo raggiungere la tribuna per annunciare le decisioni prese. Scricciolo dice al dottor Masone:
Scusi, non ora, rispondo distratto. Se mi dice dove la posso trovare dopo l'una, dopo la conferenza. Risponde il capo della squadra mobile. Mi perdoni, dottore, ma lei è in arresto. Non può fare altro che seguirmi. Il tono è cortese, ma perentorio. Seccato, mi giro verso mia moglie e le porgo le carte che ho in mano. C'è anche una busta con la foto di un barbuto Lech Wałęsa, la prima dopo il golpe. La prova che il leader di Solidarność è ancora vivo. Falla avere tu a qualcuno della presidenza, le dico. Ma il funzionario di polizia mi blocca. Guardi che non può farlo, non può consegnare nulla a nessuno. E sua moglie è anche in arresto lei. Vediamo questo invece come raccontiamo al telegiornale questa cosa. Andiamo con il primo contributo. Luigi Scricciolo, 34 anni, coordinatore dell'ufficio rapporti con l'estero nella sede centrale della UIL in via Lucullo a Roma. È stato arrestato a Firenze con la moglie, impiegata nello stesso ufficio, durante i lavori dei consigli generali delle tre confederazioni. L'accusa è partecipazione a banda armata e associazione sovversiva. Difficile ancora ricostruire le tappe che hanno portato all'arresto dell'esponente sindacale. Secondo notizie, peraltro non confermate, Luigi Scricciolo e la moglie, Paola Elia, sono stati arrestati in base ad elementi raccolti dagli investigatori durante le indagini scattate a Roma dopo l'arresto di Giovanni Senzani e forse anche per le dichiarazioni rese da alcuni terroristi arrestati nel nord Italia dopo la liberazione del generale Dozier. Nei giorni scorsi a Perugia era stato arrestato anche il cugino di Luigi Scricciolo, Loris, che con altre due persone sarebbe collegato alle Brigate Rosse. Luigi Scricciolo, che da anni abita in questa casa a Roma, arriva alla UIL nel 1978 con altri militanti di Democrazia Proletaria. Era un esperto di relazioni internazionali. In pochi anni è diventato uno dei responsabili del settore. È lui che ha tenuto nei momenti caldi i collegamenti con Solidarność ed il COR, il Comitato di Autodifesa degli Intellettuali Polacchi. Luigi Scricciolo è il primo funzionario sindacale di così alto livello coinvolto nelle indagini contro il terrorismo. La sua confederazione lo ha subito sospeso in attesa di chiarimenti. Questa sera in via Lucullo è riunito la segreteria della UIL per esaminare la situazione e decidere l'atteggiamento ufficiale della confederazione. Domani ci sarà una conferenza stampa. Lo stupore e la preoccupazione espressi da massimi dirigenti sindacali ribadiscono l'impegno dell'organizzazione dei lavoratori nella loro globalità, nella lotta contro il terrorismo e le sue strategie destabilizzanti. Allora, avete visto la drammaticità del racconto di Luigi e il tono prudente ma comunque pesante delle accuse che vengono ipotizzate nel maggior telegiornale italiano, nell'edizione principale, quella delle 20, e quindi gli affibbiamo l'accusa di terrorismo, banda armata e quant'altro. Adesso, nel libro, poi Luigi, per chi l'ha letto, c'è tutto il momento dell'arresto, della vita in carcere, l'adattamento a questa vita e la speranza che fuori qualcuno si muova, faccia qualcosa. E allora qui noi, è chiaro che per noi è stato tutto più facile perché abbiamo dopo tanti anni ricostruito. Quindi adesso io vi leggerò poche righe dell'incontro che finalmente il detenuto Scricciolo ha con il dottor Sica. E dopo tanto il magistrato va in carcere e interroga Scricciolo. E poche righe così saltiamo. Parla Scricciolo durante il colloquio. Le giuro che sono innocente, ho ripetuto. Dottor Sica, lei si sta sbagliando. Risponde Sica, il suo caso è una patata bollente. Si prepari a difendersi da buon socialista, mi ha risposto. L'ho guardato incredulo e ho detto secco, io sono democroletario, anche se milito in un sindacato socialista. Ma come, ho pensato, mi arrestate e non sapete nemmeno chi sono? Quando Tina, l'avvocato di Scricciolo, è rientrata nella saletta, l'ho abbracciata singhiozzando. Ho pianto a lungo, poi le ho chiesto dei miei genitori, della UIL, dei tanti amici e compagni che in questi giorni avranno letto le peggiori nefandezze sul mio conto. Mi ha tranquillizzato, mi ha detto delle manifestazioni di solidarietà e del dolore del mio arresto e che il dolore del mio arresto ha suscitato. Mi sono sentito meno solo. Sono certo che presto tornerò al mio lavoro.
Ora invece sentiamo l'intervista che il segretario confederale della UIL, Liverani, ha rilasciato a Notizia Calda dell'arresto di Scricciolo. Vediamo la seconda contributo. Come abbiamo detto, l'arresto di Luigi Scricciolo ha suscitato un'enorme impressione negli ambienti sindacali. Vorrei ricordare che tempo fa Enzo Mattina aveva detto che sicuramente c'erano delle connessioni fra terrorismo e ambienti sindacali a tutti i livelli. Ecco, io vorrei chiedere al segretario confederale della UIL, Liverani, se Mattina dicendo questo si riferiva proprio a questo caso. Ma io certamente non a questo caso, non c'erano sospetti. L'analisi che faceva Mattina e che fa la UIL è un'analisi che confermiamo molto giusta. Noi speriamo che le cose non siano vere, continuiamo a pensare non che la magistratura abbia sbagliato assolutamente, ma speriamo che i riscontri possano permettere di escludere questa cosa. E certo che così fosse dimostra il grado di pericolosità raggiunto dalle Brigate Rosse. E voi non le escludete praticamente? No, non possiamo escludere niente, non abbiamo notizie. Noi al momento dell'annuncio del fermo abbiamo sospeso come segreteria della UIL Scricciolo da ogni incarico e certamente se verranno fuori invece altri approfondimenti o prove certe procederemo, per adesso abbiamo sospeso dagli incarichi. Aggiungerei che proprio per la funzione che aveva nell'ambito dell'ufficio internazionale, in contatto con tutti i nostri dirigenti centrali e periferici, nessuno si potrebbe sentire tranquillo. Proprio per questo anche speriamo che tutto ciò non corrisponda a verità. Noi abbiamo dichiarato anche alla magistratura la nostra completa disponibilità a collaborare. Già da ieri, da subito, ogni dirigente della UIL in qualunque momento è a disposizione del magistrato che lo voglia sentire. E come sempre quando uno lavora in contatto con organizzazioni di massa ci sono elenchi di lavoratori e non vogliamo assolutamente creare problemi, equivoci o confusioni. Riportiamo la nostra posizione e la massima collaborazione una magistratura in cui crediamo, alle forze di polizia che stanno facendo il lavoro per il paese e che certamente, come anche ieri nell'intervento di Benvenuto veniva ricordato, noi plaudiamo per il lavoro che stanno svolgendo. Liverani, Scricciolo viaggiava molto, andava spesso in Medio Oriente. Certo, lavorava all'ufficio internazionale, aveva un settore specifico di responsabilità dell'ufficio internazionale. Ricordo che la responsabilità politica è della segreteria confederale, in particolare di Benvenuto, coadiuvato da due altri segretari confederali, e ha viaggiato soprattutto in Polonia in questi ultimi mesi dando una grande attività in Medio Oriente. Escludo, proprio in Medio Oriente, è andato una volta sola tempo fa a un convegno. Dove? In Siria, e escludo assolutamente, in riferimento a notizie giornalistiche apparse, che programmasse un viaggio in Libia, né tantomeno che lo programmasse la UIL. È fuori da ogni realtà questa notizia, probabilmente serve solo a speculare un pochino su queste vicende. Spero che cessino e non esistano più possibilità di equivoco sulla posizione della UIL in questo settore. Allora, avete sentito l'intervista del responsabile della UIL, che è perlomeno prudente, vogliamo dire così, Scricciolo, è perlomeno prudente, no? Ebbene, tenta disperatamente di dividere il ruolo della UIL dal ruolo di Scricciolo, cioè la UIL, e quindi questo vi dà la complessità del momento. Succede però che l'inchiesta va avanti, entrano in campo, e qui poi la magistratura ci dirà, strani personaggi bulgari, Sergei Antonov, Donchev, tutto questo complotto per far saltare in aria, si diceva a quel tempo, Wałęsa durante la sua visita a Roma e l'inchiesta sul Papa, l'attentato eccetera. Cioè, quindi è tutto un qualcosa che si muove in maniera strana, perché al centro di tutto ci sono i servizi segreti bulgari, o perlomeno si pensava. E qui arriva, diciamo così, un ulteriore carico per Scricciolo, che lui ce lo ricorda in questo breve passo e dice: sono una spia bulgara, dal terrorismo allo spionaggio, un nuovo mandato di cattura mi accusa di spionaggio politico-militare a favore della Bulgaria, avrei passato informazione sul generale Dozier rapito dalle Brigate Rosse, secondo il giudice sarei un collaborazionista, un infame, un'accusa che in carcere può costare la vita. Il complotto, l'intrigo internazionale, lo spionaggio entrano nella mia esistenza. Ora vediamo un servizio in cui a quel tempo dal Palazzo di Giustizia filtravano delle notizie su dichiarazioni di Scricciolo, di un coinvolgimento, di ammissioni di Scricciolo e l'intervista di un altro protagonista della vicenda che scopriremo insieme e che sembra proprio un discorso a distanza tra le dichiarazioni che vengono attribuite a Scricciolo e le risposte di quest'altra persona che viene
inquisita dell'inchiesta. Andiamo. Salvatore Scordo, il funzionario della UIL coinvolto nell'inchiesta sul presunto attentato che, secondo le rivelazioni di Ali Agja, sarebbe stato organizzato nel gennaio 81 contro Lech Wałęsa durante la sua visita nella capitale, è stato interrogato dai magistrati che coordinano l'inchiesta. Come si ricorderà, Salvatore Scordo ha ricevuto nei giorni scorsi una comunicazione giudiziaria in cui si ipotizza il reato di strage e spionaggio. Secondo i piani rivelati dal terrorista turco, che sono ancora oggetto di approfondite indagini e verifiche, una potente carica esplosiva doveva far saltare in aria il leader di Solidarnosc. Luogo dell'attentato o la camera di albergo dove Lech Wałęsa era alloggiato o a bordo della sua auto durante gli spostamenti nelle strade della capitale. Il progetto, sempre secondo le dichiarazioni di Ali Agja, fu poi abbandonato per le difficoltà che presentava. Nell'ambito delle indagini è stata anche perquisita l'abitazione di Bona Pozzoli, capo ufficio stampa del ministro del lavoro. Salvatore Scordo si è presentato spontaneamente nel pomeriggio ai magistrati per chiarire la sua posizione e per respingere le accuse ipotizzate contro di lui, strage e spionaggio. L'interrogatorio è avvenuto al primo piano del reparto operativo dei Carabinieri di Roma. Ad interrogare il sindacalista ben tre magistrati, i giudici istruttore Priore e Imposimato e il pubblico ministero Domenico Sica. Poche le indiscrezioni sull'interrogatorio. Poco fa però si è diffusa la notizia, peraltro non confermata, che Salvatore Scordo sarebbe stato messo a confronto con Luigi Scricciolo, portato nella caserma dei Carabinieri direttamente dal Policlinico Gemelli, dove era stato ricoverato nei giorni scorsi. Sarebbe stato infatti proprio Luigi Scricciolo ad indicare i legami tra Salvatore Scordo e i servizi segreti bulgari. Chiudiamo qui questo nostro piccolo viaggio, che però forse secondo me era importante fare proprio per farvi calare in quel clima, nelle cose che venivano dette, nelle cose che i magistrati facevano. Adesso qui abbiamo un autorevole rappresentante e quindi ci darà anche la verità giuridica, e mi permetterei di chiudere con queste tre righe. L'incubo è finito, sono passati 19 anni di istruttoria dall'arresto, ovvero 7.171 giorni dalla notifica del primo mandato di cattura. Tanti auguri per il futuro. Grazie Camilli. A parte alcune dichiarazioni del segretario confederale della UIL che sembrano quelle di Epifani a gennaio, quando hanno arrestato i brigatisti rossi, cioè passano gli anni ma le situazioni non cambiano. E adesso io pensavo di dare subito la parola a Luigino Scricciolo, che mi sembra doveroso essendo lui il protagonista della serata, però il filmato introduce qualche considerazione, fa venire in mente, sul rapporto fra giustizia e informazione. E allora approfitterei per un primo giro subito al dottor Priore e a Sandro Provisionato per come arrivano le notizie, la fabbrica delle notizie, no? Scriccio ha fornito una lista di spie, ha fatto nomi, contronomi, situazioni. Cioè, possibile che escano notizie false poi? Rispondi. Tocca a tutti. Allora, molto brevemente, perché questa è una palude la tua domanda, perché ci infiliamo in una storia epocale. Però sì, è vero, io ho fatto per tanti anni il cronista giudiziario, poi Rosario se lo ricorda, e le notizie vengono, filtrano, come si dice. Cioè le apprendiamo dai cancellieri, dai magistrati, dagli avvocati, insomma le notizie girano. E il grave torto che hanno i giornalisti, e forse molte volte ho sbagliato anch'io, è di dare queste cose senza condizionale, come se fosse oro colato, no? E in questo modo finire per bollare una persona. Molto spesso basterebbero degli aggettivi o degli avverbi per attenuare e far passare, quindi la notizia per quello che è, cioè evidentemente c'è un fondamento, nessun magistrato, avvocato o cancelliere rivela, o poliziotto, no? Rivela una cosa assolutamente infondata e falsa, però il modo di darlo poi crea ancora attesa, e quindi la prossima notizia si baserà su quella data e sarà un'amplificazione ancora, e chi finisce nel tritacarne, come Luigino ma come tantissimi imputati, poi ne paga le conseguenze pesantemente.
Come ovviare a questo? Togliendo l'enfasi alle notizie. E togliere l'enfasi alle notizie vuol dire fare bene il giornalista, sentire le parti. Molto spesso non si riesce a farlo perché una delle parti non parla. Molto spesso i magistrati poi ufficialmente non fanno dichiarazioni, magari fanno intendere qualche cosa. E questo è un problema annoso che si ripete e si ripeterà, secondo me, purtroppo sempre, perché la fabbrica dei mostri è colpa essenzialmente dei giornalisti, ma i giornalisti poi non fanno che amplificare o riportare chi i mostri li fabbrica veramente, e io sono convinto che alcune responsabilità della magistratura in questo c'è. Questo ce l'ho pure io, quindi... responsabilità della magistratura. Io spesso, quando sono chiamato in questi convegni, in questi incontri, mi accorgo di essere uno tra i principali imputati. Devo dire a premessa che anch'io ho sofferto di ingiuste investigazioni, istruttorie, inchieste, ma questo lasciamolo al di fuori di questo incontro. Il problema più grosso è quello dei rapporti tra la magistratura e la stampa. È vero, molte notizie escono dai palazzi di giustizia. Molti tra i miei colleghi si sono sempre difesi dicendo che era colpa di cancellieri, impiegati, commessi, i quali avrebbero dovuto poi trasmettere alla stampa che aspettava, li aspettava sulle scale del Palazzo di Giustizia, una serie di notizie in processi di centinaia e centinaia di faldoni, e non si capisce come questo sarebbe potuto accadere. Restano pochi quelli che possono trasmettere le notizie. Io qui non voglio puntare il dito sulla mia categoria, devo però dire una reazione, parlare, riferirvi di una reazione spontanea, immediata, a cui io fui testimone, di Luigi Scricciolo. Era un tempo in cui procedevamo a degli interrogatori delicatissimi e puntualmente l'indomani sui quotidiani c'era il contenuto dei nostri verbali. Questo a me è successo tante volte nel processo per il Papa, processo Moro, sempre. Notai ad un certo punto, mentre entravano nella stanza dell'ospedale, Luigi Scricciolo era al tempo ricoverato al Gemelli, ha fatto un balzo quasi ferino, e si è avventato contro uno dei magistrati che era il più sospettato di passare notizie, brandendo un crocefisso, e abbiamo dovuto fermarlo perché stava per scagliarglielo sulla testa. Quindi lui, in un certo modo, con questa sua azione ha dato un significato, forse una risposta a questi nostri interrogativi. Purtroppo le inchieste perdono tante notizie, perdono le notizie più importanti, ma non solo le perdono in direzioni che sono capaci di stravolgerle. Io qui non voglio tornare sul caso di Luigino Scricciolo, voglio parlare soltanto di un caso che gli è molto vicino, cioè l'attentato al Papa. Noi stavamo eseguendo degli interrogatori delicatissimi di Oral Celik, uno dei compagni di militanza di Acha, che ci diceva delle cose interessanti sulla pista bulgara e sulla pista turca. Puntualmente l'indomani mattina noi trovavamo sui giornali a titoli di scatola tutto quello che egli ci diceva. Si fece perfino un'indagine e io rimasi fermo sul punto iniziale, cioè che quei verbali non erano usciti dalla mia cassaforte. Io li prendevo e li mettevo nella cassaforte che era nella mia stanza. Quindi non potevano uscire le notizie se non da quelli che partecipavano all'interrogatorio. Quindi la rosa dei sospettati era ristrettissima e devo dire purtroppo che molte volte i sospettati coincidevano con persone che appartengono al mio stesso ordine. È un qualche cosa di irrefrenabile. Per alcuni è irrefrenabile confessare all'esterno quello che è successo nelle aule segrete delle istruttorie. Però io non direi soltanto questo, perché con queste fughe, con queste fuoriuscite, con queste perdite, secondo me si perseguono pure degli obiettivi politici. Ed in effetti Oral Celik, che ci stava dicendo
cose abbastanza interessanti, vedendo quello che appariva sulla stampa, ebbe un moto del tutto simile a quello di Luigi Scricciolo, si chiuse a riccio e non volle più parlare con noi. Mi sembra molto interessante questo aspetto. Allora, veniamo a Luigino Scricciolo. Vedo che ti sei appuntato. Sì, no, io non ho appuntato nulla perché sono uno che parla tanto. I sindacalisti sono tipici perché usano la parola e fanno pochi contratti. Oggi per me però è un momento di gioia, insomma, ve lo devo dire, insomma, dopo tanti anni sembra incredibile, ma vedere il giudice migliore dei tre qui mi fa piacere. No, beh, giudizi adesso io li posso dare. E quindi sono felice, sono certo che tutto è finito, non ho odi, non ho rancori, non ho ripensamenti, sono un demo proletario, ero di un piccolo partito che aveva idee giuste e se ci avessero dato ragione saremmo stati anche, vero pollice, un argine contro il terrorismo. Quindi io non ho da perdonare nessuno. Sulla questione dei giornalisti e dei giudici, è vero, io notavo giorni fa quello che sta succedendo, beh, l'apice si ha con mani pulite, le versioni di un giudice che parla al popolo, che le leggi non gli va bene, insomma, questa è una cosa triste. Ma quello che succede invece a Potenza mi lascia veramente essere fatto. Totti, grande giocatore, non vuole farsi, sì, beh, insomma, fino a ieri, ma insomma, non vuole che esca una notizia, subisce un ricatto, paga e paga due volte, cioè il giudice lo mette sotto la gogna mediatica. Questo è inaccettabile, cioè uno è oggetto di un attacco furioso, paga e paga due volte. Ecco, questo allora cosa mi fa pensare? Che l'80% dei giudici sono come il dottor Priore, gente per bene che cerca di raggiungere la verità, che cerca di capire la realtà, la complessità della realtà e, in una parola, punta a toccare il reato, ma lascia fuori l'individuo. Poi ci sono quelli che non possono stare se non sono sulla televisione e magari da Cucuzza, da tutte le parti possibili e immaginabili, perché perseguono un altro obiettivo, l'obiettivo personale, edonistico, e poi qualche volta l'obiettivo politico. Poi ce n'è un terzo che pensa di essere giudice mandato da Dio, che è l'uomo dell'Apocalisse, che deve discendere il bene e il male, non si ferma sul limitare della porta della camera da letto e deve decidere sempre cos'è il bene e cos'è il male. Io ho qualche difficoltà, io che sono un cattolico che legge sempre il discorso della montagna, ho sempre qualche difficoltà a sapere qual è il bene e il male. Penso di perseguire il bene, però non pretendo a nessuno di applicare le mie regole. Io quando ho conosciuto il dottor Priore, lo dico qui, ho avuto la certezza di avere una persona che cercava di capire quel complesso di problemi che attorno a me si erano messi. Quanto poi a quello che è successo, ma lei lo sa che io non l'avevo mai visto, cioè è incredibile, ma io questi telegiornali non l'ho mai visti, cioè non sapevo neanche dell'esistenza, cioè sapevo che si era parlato di me, ma non li ho mai visti. E la cosa più incredibile è che si parla di un attentato a Valesa, ma Valesa non lo voleva attentare nessuno, nemmeno, sì, no, non c'è mai stato un mandato di cattura a nessuno per l'attentato a Valesa. In realtà fu una bella opzione giornalistica, secondo me, ma comunque a parte questo, la cosa che più mi ha colpito è il clima dentro il quale queste cose avvenivano, un clima veramente terribile. Il terrorismo andava sconfitto perché era un male incurabile della società, impediva la crescita della democrazia, le libertà, impediva il conflitto che è proprio il seme della democrazia. Allora se
per sconfiggere il terrorismo era necessario anche le leggi emergenziali, certo, non sono belle, però pur tuttavia, diciamo, se qualcuno ci è capitato in mezzo e ne ha subito l'onta, va bene. La cosa che più mi dispiace è che a 20 anni di distanza io mi aspettavo che molta gente che mi è stata vicina, giornali che mi hanno visto anche, insomma, diciamo, tra quelli che li hanno iniziati a costruire, mi avessero dato qualche soddisfazione. Cioè dici, oh, Scricciolo, ma lo sai che sei innocente e ti vogliamo ugualmente bene. E invece trovo che mi ha dato più ospitalità il giornale di centrodestra che il giornale di centrosinistra. Che dolore! Questo sì che è un forte dolore. Che dire? Per carità. No, io vorrei tornare un attimo, vista la presenza di due politici poi, perché l'onorevole Mori, che è segretario dei Popolari del Lazio, se non sbaglio, e Guido Pollice, che adesso si occupa di ambiente, ma è stato parlamentare di Democrazia Proletaria. Ritornare un attimo sul tema della solidarietà e del ruolo della politica in situazioni come questa. Intanto la solidarietà. Io ho visto le carte che ha Luigino con le varie lettere, i messaggi di solidarietà. E in effetti è vero quello che emerge. C'è una grande solidarietà di base, ma è di vertice. Non c'è una lettera di benvenuto, non so se te l'hanno sequestrata, ma non c'è. Ci sono molte strutture di base del sindacato, non solo della UIL, ma della CGIL, della CISL. Lo stesso vale per la politica, non ci sono, credo che il nome più noto fra quelli che a suo tempo portarono solidarietà direttamente a Luigino sia Mario Capanna ancora. No? E Dario Fo per lo spettacolo e Franca Rame, ma non c'è il segretario di partito. Allora, questo perché? Questo per paura di rimanere coinvolti in una storiaccia, perché erano anni di tensione in cui non si sapeva mai, cioè siamo in anni difficili, 82 l'anno prima hanno sparato al Papa, a dicembre c'è il rapimento Dozier, cioè, ci sono tutta una serie di vicende, c'è sparatorie quotidiane, quindi insomma, io capisco, posso anche capire. Certo che è un po' abdicare, no, da parte della politica un ruolo che è quello di andare a fondo nella realtà dei fatti per capirli, per poi dirigerli. Pollice. Scusate un attimo, mentre prende il microfono Pollice, in questo clima un po' buonista, siccome però uno, facciamo il giornalista, quindi qui, i giornalisti sono cattivi perché danno le informazioni, i giornalisti sono cattivi perché rubano le informazioni ai cancellieri eccetera, escono fuori i magistrati che non si sa bene su cosa indagassero, perché non c'era reato, dopo 20 anni si accorgono di aver sbagliato eccetera. Beh, allora dico che io voglio dire, quando facevo la mia cronaca sui fatti di Scricciolo non avevo nessun pregiudizio o preconcetto su di lui, non lo conoscevo, non sapevo chi fosse. Mi limitavo a riportare i fatti che circolavano, le notizie che circolavano, che certamente uscivano dal Palazzo di Giustizia, non dal club dei laziali o dei romanisti. E quindi poi adesso viene fuori che l'80% dei magistrati sono tutti buoni, giustamente, ma saranno pure il 99%. Qui cattivi chi sono? Luigi Scricciolo e i giornalisti, poi alla fine, voglio capire questo. Questo lo dovete un po' spiegare, perché dopo 20 anni, se no sembra che tutti abbiano fatto. Il 20% che mancava. Sì, va bene, ma lì l'attentato a Wałęsa ha tenuto i giornali per mesi, cioè si diceva che Wałęsa doveva essere fatto saltare su questo fatto, si inseriva nelle indagini più generali dell'attentato al Papa, i servizi segreti bulgari, perché i bulgari stavano, era un periodo che stavano dappertutto, quando si parlava anche nelle battute, nelle barzellette, c'erano sempre i bulgari. Però, mi scusi giudice Priore, io non sarei così comprensivo verso la categoria dei magistrati come non lo sono comprensivo con i giornalisti, perché sennò qui diciamo che tutti sono buoni, tutti hanno fatto il loro dovere e finiamo qui. E Luigi Scricciolo ha passato 20 anni e così, e tranquillamente e serenamente. Vuole che risponda io? No, ma c'era il... Ah sì, prego. Prego, io vorrei rispondere sull'attentato a Wałęsa. È stato un fatto che ci ha scosso per a lungo, di cui ci siamo occupati a lungo. Voglio dirvi che questo attentato, parlò di questo attentato per primo Accià. Certo, Accià ne ha dette di cotte e di crude, più volte è tornato indietro, più volte è ritornato sui suoi passi. Adesso, poco tempo fa, ho scoperto una lettera a me, addirittura
dell'89, in cui diceva di ritrattare tutto, che era stato sempre soltanto lui, non aveva avuto nessuno, non aveva mai lavorato per la dittatura libica, mai per quella diciamo di tanti altri paesi del Medio Oriente, ed era un uomo che aveva pensato, organizzato tutto da solo. Che cosa succede? Succede che egli, in una serie di interrogatori, ci parla dettagliatamente di questo progetto di attentato, facendo sempre capo ai servizi bulgari. Era un tempo, come dite voi, in cui i bulgari la facevano da padrone nel campo dei servizi, specialmente in Italia, per il semplice fatto che, come si è sempre detto, che l'Italia fosse stata delegata dall'Unione Sovietica ai servizi bulgari, cioè i servizi bulgari dovevano occuparsi del nostro paese, in questo senso declassandoci moltissimo, perché per anni noi eravamo stati affidati alle cure dei servizi cecoslovacchi, cioè di un paese di gran lunga superiore alla Bulgaria, perché ricordiamoci tutti, cioè voi qui ci sono molti giovani, ma i bulgari erano quelli delle operazioni proprio di bassa lega, a cui il sistema dell'Oriente affidava i lavori peggiori. Quindi noi eravamo passati nelle cure di questi servizi piuttosto rozzi. Questi servizi avrebbero dovuto organizzare, questa era la teoria di Accià, nell'ambito di brevi mesi, perché tra Walesa e il Papa intercorrono meno di 6 mesi, due grandissimi attentati. Egli ha sempre sostenuto che i bulgari avessero progettato anche l'attentato a Walesa. All'Hotel Victoria, quando usciva, voi sapete bene che Walesa risiedette per 3 giorni, mi pare, nel suo viaggio del gennaio 81, era l'81 mi pare, gennaio 81, all'albergo Victoria, che è in via Campania, una traversa di via Veneto in alto. Ricordo che Accià ci descriveva tutto per filo e per segno, ci descriveva quale dovesse essere la vettura entro la quale andava collocato l'ordigno, a che distanza l'ordigno, la macchina doveva essere dall'ingresso dell'Hotel Victoria, e doveva essere effettivamente come è stato rubricato, adesso mi ricordo anche la ragione dell'imputazione di strage, dovesse essere una strage, un massacro, perché questa bomba, questo ordigno sarebbe dovuto esplodere nel momento in cui Walesa usciva dall'albergo con la moglie, con tutte le persone che gli erano accanto, i servizi di sicurezza, eccetera. Che cosa succede? Succede a un certo punto che Accià ritratta queste sue dichiarazioni, addirittura asserendo che gli erano state imbeccate. La cosa diventa grave, l'inchiesta fa marcia indietro, e posso dirvi anche questo, che io allo Stato, e qui sono di contrario avviso da Luigino Scricciolo, ho avuto la sensazione che qualcosa dovesse essere fatta a danni di Walesa. A distanza di anni non so dire che cosa ci dovesse fare, e che questo progetto, come tanti altri, fosse stato affidato appunto ai servizi che avevano una competenza territoriale sull'Italia, e cioè ai bulgari. Ma che cosa succede? Taglio, perché sennò poi parlo sempre io di queste cose, e che la cosa finisce, perché qui avviene una grande spaccatura all'interno degli istruttori. Da una parte io e Imposimato, che sostenevamo la bontà di questa ipotesi, e dall'altra Martella, che stranamente non accettò l'ipotesi di un attentato a Walesa, perché forse credeva, io penso, che questo screditasse la pista bulgara nei confronti dell'attentato al Papa. Le carte si ingarbugliarono e alla fine io e Imposimato ricevemmo una comunicazione giudiziaria per calunnia, e Accià la ricevette per autocalunnia, perché si sarebbe falsamente attribuito un progetto di attentato che non esisteva. Quindi ecco come sono strane, diciamo, le cose delle inchieste. Chi ci si mette dentro effettivamente rischia di non raccapezzarsi più. Questo volevo dirvi su Walesa, e poi possiamo riprendere il discorso. Abbiamo tolto la parola. No, non avete tolto la parola. Io devo dire che sono fiero di aver avuto nel mio partito una persona come Luigi. Ero in segreteria nazionale di Democrazia Proletaria, quindi qualche settimana fa decidemmo di dare la responsabilità internazionale a Luigi, e a Luigi dobbiamo
il fatto di aver avuto i primi contatti, i veri contatti con i palestinesi, e poi dobbiamo dare atto a Luigi di averci aperto, diciamo, a un fronte che per noi, che venivamo da un certo tipo di storia, era abbastanza sconosciuto, il rapporto con la Polonia, con il Solidarność, con un mondo che si apriva. Tenete conto che la storia di Democrazia Proletaria è una storia di, diciamo, di stalinismo di ritorno, e quindi aprire una forza politica a un nuovo scenario per noi ha significato moltissimo, e questo lo dobbiamo a Luigi Scricciolo, al suo lavoro in profondità, alla sua responsabilità. Tanto è vero che la sua diciamo uscita dal lavoro permanente, come si diceva in Democrazia Proletaria, e il suo approdo alla UIL ci ha causato non pochi ritardi, perché è inutile girarci intorno. Una persona che lavora in prima fila su queste questioni, che poi si allontana, è difficile sostituirla. Ecco, questo glielo dobbiamo, ecco perché siamo l'unica forza politica che esprime solidarietà a Luigi Scricciolo, ecco perché il nostro segretario, il segretario dell'epoca Mario Capanna, va in carcere, quasi lo picchia, perché aveva cominciato una cosa contro natura, lo sciopero della fame, si era ridotto uno scheletro, era una forma gandhiana, era una forma gandhiana di ribellione alla situazione. Io devo dire che non ci abbiamo mai creduto, neanche un secondo, al coinvolgimento di Luigi Scricciolo, perché poi ve lo dimostrerò perché non ci abbiamo mai creduto, anche se bisogna tener conto che in quel periodo, non per giustificare le altre forze politiche, ne guardo bene, in quel periodo il clima che si viveva nel nostro paese non era un clima tanto tranquillo, era il clima dettato dagli omicidi, era il clima dettato dal terrorismo, era il clima in cui ognuno cercava di pararsi il di dietro, parliamoci molto chiaramente, non si aveva il coraggio delle proprie azioni, non si aveva il coraggio di dire ciò che si pensava. Volete scusarmi, ma se introduco una nota personale, io sono figlio di un vecchio socialista pugliese, sindaco per molti anni, un paese in provincia di Foggia. Mio padre mi ha insegnato di avere sempre paura di tre persone: il pretore, il farmacista e il parroco. Scusate il termine, e io continuo a avere diffidenza nei confronti di questi tre, di queste tre persone: il pretore che rappresentava la giustizia, il farmacista chissà perché, però il farmacista molto probabilmente era una figura che dominava nei paesi in quel periodo, e il prete. Io sono un laico convinto e credo e continuo a crederlo, e quindi in questo senso quindi questo giudizio nei confronti della magistratura, dei magistrati, anche se i magistrati sono brave persone, anche se l'80% dei magistrati sono brave persone, ho una diffidenza di fondo. Quando si entra dentro in quel tritacarne, sarà per la capacità del giudice, sarà perché ti subentra una paura, sarà tutto quello che volete, però certamente non esci tranquillo. In questo senso, quindi, io devo dire che le cose che diceva prima Camilli in parte sono vere e in parte vanno valutate, però soprattutto il clima che si viveva in quegli anni era un clima non indifferente. Ma perché dico che ho sempre avuto fiducia? Pensate, una lettera che Luigi scrive a suoi due amici, che sono due militanti di Democrazia Proletaria, a Nive e il buon Maurizio, in cui in quel periodo si parlava di pace globale. Uno che dice cose di questo genere non può essere coinvolto in cose, tanto è vero che sembra che queste righe siano scritte in questi giorni, in queste ore. Luigi dice allora,
pochi mesi dopo il suo arresto, l'idea di una pace globale deve essere il frutto di una riconversione culturale che punti sul negoziato, sul dialogo, per porre fine a tutti i conflitti, sconfiggere il riarmo con la politica, con la partecipazione democratica e consensuale di massa. Laddove vince l'istituto della guerra e ricorso alle armi, lì si sviluppano forme autoritarie, in quanto i protagonisti della vita sociale sono una minoranza. Passati gli anni dell'utopia dietro l'angolo, la riflessione deve essere secca e radicale. La rivoluzione violenta nasce da un grande bisogno di libertà e termina tirannica. La violenza come strumento di liberazione, come levatrice della storia, ha finito per negare il fine per il quale si era fatto ricorso ad essa come necessità e mezzo. Ecco, queste erano le cose che Luigi scriveva allora e che possono essere messe in qualsiasi manifesto sulle strade oggi per portare avanti la nostra battaglia contro la situazione politica che viviamo. Finisco questa prima parte del mio intervento. Voglio dire solo una cosa, che questa vicenda di Luigi ha toccato profondamente noi, figuriamoci Luigi che l'ha vissuto in prima persona, e i suoi familiari e i suoi cari. Un dramma così lungo, si pensava che fossero solo all'interno di un film. I film che abbiamo visti sulla gente che entra nei tritacarne della giustizia e ne esce con le ossa rotte. Invece è successo realmente. Ora, dopo 20 anni, noi siamo qui a raccontare questa storia di un processo mai avvenuto, di un giudizio che non c'è mai stato e che improvvisamente, per fortuna, è arrivato un giudice che dice: non c'entri niente, poi sei prosciolto. Ma come sei prosciolto? Mi hai tenuto per 20 anni dentro a questo tritacarne, mi hai tenuto dentro 20 anni in questa cosa e mi dici improvvisamente che non c'è nei miei confronti nessuna colpa. E questo uccide una persona, la uccide fisicamente. Se poi aggiungete, oltre al tritacarne giudiziario, aggiungete il tritacarne, addirittura la gente, i suoi datori di lavoro, che gli fanno il processo, che lo licenziano e che poi per riprenderlo devono inventarsi delle cose strane, o meglio, Luigi deve fare ricorso, avvalersi di altre leggi per aver riconosciuto i suoi diritti. Ecco, questo è lo stato di diritto che abbiamo vissuto in questi anni e che Luigino ha vissuto in prima persona. Quindi bisogna dar atto altro. Nella dedica che mi ha fatto Luigi c'è un riferimento che io voglio dire all'amico Guido. Dice: bisogna avere molto sole nel costato per sopportare tutto questo fango. Bisogna avere avuto, non bisogna avere, perché le cose che sono successe sono inenarrabili. Io penso che fino a che potrò andrò a presentare questo libro, parlerò con la gente di questo libro, sto cercando di farlo presentare un po' in giro di tutta Italia, ma è un capitolo della nostra storia che va fatto conoscere, perché proprio con la scusa del terrorismo si è fatto passare dai guai dell'inferno a un amico, ma soprattutto a un compagno. Allora Mori, naturalmente gli anni 80 sono lontani, oggi una storia come quella di Luigino, anche grazie a quello che ha fatto la politica, non sarebbe più possibile, no? Che volete che vi dica? La storia di Luigino è una storia emblematica, ma è emblematica che si può ripetere. Cossiga dice che è sufficiente un ragazzo di 25 anni, laureato l'altro giorno, che vinca un concorso in magistratura per far cadere la Repubblica. Io ho conosciuto parecchi PM e devo dire che sono tutti sull'onda della pubblicità. La cosa che faceva loro pubblicità era una cosa buona. E cerco di comprendere quello successo a Scricciolo sull'onda delle cose che io ho conosciuto. Diceva Pollice: dopo 20 anni un giudice gli ha detto che non aveva fatto nulla.
Ma è mai possibile che 20 anni prima non ci fosse stato un giudice che avesse detto: ma cosa hai fatto? Ma era di moda tentare di dimostrare che esistevano forze che bisognava per forza di cose far scomparire, uccidere, mettere in galera, senza assolutamente pensare che fosse vero o no. E trovando nei partiti, nella espressione più forte dei partiti, una certa accondiscendenza a quello che diceva la magistratura. Io non ho mai trovato un segretario nazionale di partito che avesse avuto il coraggio di difendere uno dei suoi. Tutti si limitavano a dire quello che ha detto il segretario della UIL. Noi speriamo, però la magistratura faccia il suo corso. Faremo luce. Faremo luce. Questo è indigna dopo 20 anni, ma 20 anni fa faceva morire le persone. Com'è possibile tutto quanto questo, uno si chiede? Purtroppo è stato possibile, noi siamo qui adesso a far recuperare a Luigi un po' di anni persi, credo che l'amicizia sia l'unica cosa che conti in questo mondo, però deve anche servire a qualcosa, insomma io lo dico agli amici della stampa, ma tutti quanti noi, alla cultura nostra, insomma dobbiamo ribellarci a che il girare di una vite possa incastrare una persona e non farla più uscire dal posto in cui si è andata a cacciare. Questo non è proprio assolutamente possibile. Io ringrazio della forza di Luigi e soprattutto ringrazio, ripeto, gli altri che hanno voluto scrivere, far stampare questo libro. È veramente una testimonianza di come si possa contribuire a cambiare il mondo, perché la bontà con cui Luigi guarda le cose passate credo che sia un insegnamento per tutti quanti noi a fare in modo che quelle cose non avvengano assolutamente più. Grazie. No, due parole soltanto, appunto, per il libro, come ho detto prima, era doveroso, veramente un inizio di risarcimento per una vicenda che ha di assurdo. Imputato priore stasera a lei, No, io rispondo. Rispondo. Certo, il problema di quale siano i fini dell'azione della magistratura credo che sia troppo complesso affrontarlo qui, anche perché io in un certo senso la penso in un modo diverso da tanti altri miei colleghi e non ritengo che un sistema possa andare avanti con l'azione penale obbligatoria e quindi portare tutto a giudizio, qualsiasi cosa ci si deve indagare, ci si devono costruire processi, i magistrati sentono quest'obbligo con qualcosa di schiacciante. In tutti gli altri ordinamenti l'azione obbligatoria è facoltativa, cioè c'è sempre un ambito di scelta, per cui questa scelta certo poi bisogna vedere in capo a chi debba cadere. Nei sistemi più simili al nostro questa scelta è, dirò, una bestemmia, perché in Italia questo non si può dire, ma io sono abituato ai discorsi politicamente scorretti, cade sul Ministro della Giustizia. Il Ministro della Giustizia è quello che decide se alcune azioni debbano essere portate avanti o debbano essere chiuse. Io ricordo, porto sempre questo esempio, forse mi ripeto con molti, ricordo che noi nelle nostre carte trovammo un tentativo di separazione della Corsica dalla Repubblica Francese. Portammo queste carte immediatamente ai nostri colleghi, queste carte fecero tutti i gradini, andarono alla Procura di Parigi, poi salirono alla Procura Generale, poi salirono alla Procura Generale della Corte Suprema di Parigi e lì queste carte, questo incarto fu portato al Ministro della Giustizia, il Ministro della Giustizia dette un'occhiata e scrisse sopra: visto non si proceda. Cioè il potere politico ha il dovere, il diritto di porre fine alle inchieste penali. E questo lo ha perché, è inutile che stia qui a spiegarmi, lo ha perché il potere politico ha la visione del complesso, la visione di sintesi, cioè il Ministro della Giustizia, in quel periodo c'erano degli attentati ai danni dei prefetti di Parigi in Corsica, si stava facendo di tutto per pacificare la Corsica e quindi se si fosse dato luogo a questo procedimento penale, forse il tentativo politico di pacificazione della Corsica sarebbe andato a monte. Forse non aveva ragione, comunque è una decisione che può prendere solo l'uomo politico. E questo salva i magistrati di altri paesi da tutta una serie di critiche. Però a questo punto io vorrei dire che Luigino Scricciolo è come voi avete detto, io prima di voi ho potuto constatare quali sono le sue virtù. È troppo buono, è un uomo mite, troppo buono, è capitato in un giro di cose che forse lo hanno schiacciato. Però era un momento
tremendo per il nostro paese come per l'Europa e per tutto il mondo. C'era ancora quel grande scontro tra Est e Ovest e Luigino Scricciolo è capitato proprio al centro di questo scontro. A dire la verità è capitato al centro anche di un altro grande scontro, perché lui era un terzo mondista, si occupava di tutte le organizzazioni di insurrezioni, di insorgenza, di rivoluzione, di Africa, di Asia, di Centro e Sud America. Io quando leggevo le sue agende, quando leggevo i suoi block notice, mi rendevo conto di quanti e quali fossero i rapporti che egli intratteneva e mi sono soffermato a lungo cercando di capire dove andasse a parare quella che per me era un'azione politica di Luigino Scricciolo, cioè non era un semplice, scusate la parola, un semplice sindacalista che si occupava di piccoli problemi attinenti al nostro paese. Lui aveva una rete mondiale, ma questa rete mondiale in un certo senso l'ha schiacciato, perché lui ha voluto in un certo senso, e credo che questo possa essere condiviso proprio da Scricciolo, ha avuto in un certo senso il desiderio appunto, diciamo rivestito da intenti di pace nei confronti di tutti i popoli, di giustizia, di fare da centro e da arbitro di questi rapporti che in genere schiacciano chiunque ad essi si avvicini. Il problema più grosso che ha sofferto Scricciolo, che mentre da una parte aveva rapporti con i bulgari, i quali, dobbiamo dirlo, che finanziavano in un certo senso con piccole somme anche Democrazia Proletaria, questo sì è sicuro, sì. Quindi lui era la persona che aveva il rapporto con i bulgari. I bulgari chiedevano in cambio determinate cose. Queste cose ovviamente erano cose che non si leggevano sui giornali. Scricciolo portava a volte tante di quelle notizie che effettivamente si potevano leggere nei giornali, però loro cercavano delle cose diverse. Erano i bulgari che cercavano il rapporto con le Brigate Rosse, perché le Brigate Rosse avevano sequestrato Dozier e il mondo dell'Est ha fatto di tutto per sapere quali segreti avesse dato alle nostre Brigate Rosse il generale Dozier. Non ne dette nessuno e vi dico anche la ragione per le quali, perché le nostre Brigate Rosse non conoscevano una parola d'inglese, quindi non riuscirono a parlare assolutamente con, è vero, riuscirono a parlare assolutamente con il generale Dozier e non ricevettero nessuna notizia. Ma questo succedeva anche con Moro, perché diciamocelo francamente, anche da Moro probabilmente hanno chiesto notizie afferenti ai nostri segreti militari o di altro genere. Io non starò qui a ricordarvi la gente che faceva la spola tra via Montalcini e via Savoia, perché poi le carte erano via Savoia. Non vi ricorderò che alcune carte scomparvero dagli archivi e dagli armadi blindati del Ministero della Difesa e dopo poco furono riportate durante il sequestro dell'onorevole Moro. Quindi c'era un interesse dell'Est. Noi eravamo in un periodo diverso, in un periodo di grande scontro. C'era un interesse fortissimo dell'Est per acquisire notizie da noi e quindi venivano fuori delle occasioni di spionaggio. In quel periodo Luigino Scricciolo aveva rapporti anche con un cugino che era nelle Brigate Rosse e poco tempo prima che venisse catturato aveva chiesto, e Luigino Scricciolo nella sua bontà gli aveva concesso ospitalità nella sua casa, quindi anche questo era un motivo, non dico, non era una prova, era un indizio, un sospetto, adesso chiamiamolo come vogliamo, però era un qualche cosa che gravava pesantemente su Scricciolo. Ma il punto più grave è che Scricciolo dall'altra parte faceva un'attività di sostegno a qualche cosa, una forza che stava sovvertendo l'Est, cioè faceva un'attività di sostegno a Solidarnosc. Solidarnosc ha avuto un'infinità di aiuti da parte della UIL, ma anche aiuti in denaro, perché era il periodo in cui gli americani davano denaro ai polacchi per sovvertire il regime comunista di Polonia. E anche in questo si è trovato in mezzo Luigino Scricciolo. Anche in questo gli si sono scaricate addosso responsabilità più grandi di lui, perché Luigino Scricciolo lo ricorda in questo libro. Egli, quando qui era Valesa, non solo portò Lula a Valesa, Lula che aveva rapporti però più forti con la CGIL, perché Lula in quel periodo si incontrava con la CGIL nell'ambasciata del Brasile, io queste alcune cose me le ricordo, ma dette la possibilità di incontrarsi a Valesa
con un rappresentante, un alto rappresentante della segreteria di Stato degli Stati Uniti. Quindi Scricciolo si è trovato in un gioco più grande forse di lui, mi consenta di dirlo, cioè un gioco che l'ha schiacciato, perché lui lavorava per l'est e per l'ovest in un certo senso. Questi sono giochi, secondo me, io qualcuno l'ho incontrato di questi personaggi, cioè quelli che lavorano su due, tre, quattro piani, cioè quelle grandi, chiamiamole spie, ma il termine riduttivo, sono degli agenti di influenza che sono capaci di lavorare sul tavolo dell'est al tempo e sul tavolo dell'ovest, quindi che riuscivano a comporre e a scomporre tutta una serie di accordi, perché non dimentichiamoci che a questo mondo sono state create delle camere di compensazione per questo scontro di interessi, quando erano tra gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica. Vi faccio soltanto, vi ricordo il cervello parigino, l'Hyperion, vi ricordo quello che fu fatto ed è stato ben descritto in recenti libri per la salvezza di Firenze, quando si trattava di negoziare tra l'esercito tedesco e l'esercito anglo-americano. Cioè ci sono persone che lavorano su due tavoli e forse sono i benemeriti. L'unica cosa che bisogna avere delle spalle fortissime per sostenere questo. E Luigi Scricciolo, che era buono, forse è caduto nella rete di queste grandi forze. Però non mi viene spia. No, io penso, devo distinguere tra quello che è la definizione giuridica e quella che è la definizione morale. Voglio soltanto aggiungere che poi Luigino Scricciolo era impegnatissimo, e questo lo troviamo in tutte le sue agende, con tutti i movimenti rivoluzionari. Lui, quando è andato a Cuba, riceveva l'omaggio di tutti degli africani, dei centroamericani, dei sudamericani, degli asiatici. Era in contatto con tutti. Io mi ricordo che fu addirittura preso in giro dai giovani del Partito Comunista, perché c'erano anche loro, c'era D'Alema, che Luigino Scricciolo definisce addirittura persona non saccente come appare, è l'unico che scrisse. Volevo soltanto dirvi che fu preso in giro dai giovani del Partito Comunista perché fu abbracciato da un ufficiale dell'esercito etiopico mentre lui aveva dato per anni appoggio al fronte di liberazione eritreo. Ma giudice, mi scusi, è chiaro che il contesto che lei ci ha dipinto è veramente è tragico, no? Siamo lo scontro del bene e del male, o comunque di due potenze, dove bene e male in senso ognuno lo vede come vuole, però poi qui c'è la vicenda umana, cioè qui alla fine questa vicenda umana ci deve fare anche un po' riflettere, cioè delle responsabilità o delle strutture nel sistema ci devono essere. Oggi qui il clima è diverso, ci sono tanti giovani, anche qualcuno non giovane, eccetera. Diamo a loro la possibilità però di intervenire anche sul fatto, non sul solo il fatto. Ha ragione Pollice quando dice chiunque esce dal recinto è criminalizzato, cioè oggi Bertinotti, il Presidente della Camera, può andare a Cuba, può andare da tutti i movimenti, allora forse in quel clima sarebbe stato subito inquisito come spia o come... No, scusi, perché se questa è la logica allora vale per tutti, non solo per Scricciolo, voglio dire. Allora... Questo è un fatto di mala giustizia, riportiamolo al fatto, cioè diciamolo a questi giovani. Qui la giustizia ha tritato una persona, l'ha massacrata per problemi interni alla giustizia, perché questa giustizia che è così organizzata, lei quando diceva la giustizia all'estero eccetera, ma in Italia chi giudica la giustizia? Chi? Non il potere, perché il potere ha paura della giustizia e quindi la tiene sempre buona. Non i disgraziati, perché se entrano nel tritacarne sono tritati. C'è una parvenza di un organo di autogoverno che non giudica, aiuta. E allora chi giudica la giustizia? Cioè ce lo dovete dire questo fatto. Chi giudica la giustizia? Lei ha il diritto, il dovere, lo chiami come vuole, perché questo, di giudicarmi, di condannarmi, assolvermi, quello che crede. Ma alla giustizia chi la giudica? Qui passiamo da eventi di mala giustizia ad altri. In questo paese alcune cose sono cambiate. Il medico prima era un altro fuori da ogni responsabilità. Adesso i malati hanno capito, se il medico sbaglia lo denunciano e il medico paga. Il notaio fa un atto scorretto, paga. Il giornalista diffama qualcuno, la legge adesso si mette in moto. No, le regole sono più rigide di prima. Cioè, il pilota sbaglia con l'aereo? Prima era sempre guasto tecnico, adesso...
No, voglio dire, ci sono dei problemi. Qui la giustizia, ci dovete dire, lei ci deve dire, chi giudica la giustizia in un fatto come questo? Chi giudica la giustizia? Se no, torniamo al fatto che siamo tutti buoni e tutti vogliamo bene a Luigino Scriccio. In a moment, io sono buono, ma non sono fesso. Attenzione, la bontà è una cosa, essere fessi è un'altra. Cioè, questo è un aspetto importante. No, assolutamente. No, questo era per rispondere a Camilli. Facciamo un esempio pratico. Io dico, i giornali, perché si sono dimenticati dopo 20 anni che io sono innocente? Invece di il loro mestiere qual era? È darla la notizia. La notizia era importante quando io ero un mascalzone, non quando sono una persona onesta. Allora questo è un altro elemento importante. I giornali, prendiamo i giornalisti, io non sono affatto d'accordo con quello che è successo in questi giorni. Io avrei pianto tutti i giorni, come ho pianto 3 giorni e 3 notti, come ho vomitato per il Bruno quando ci furono le manifestazioni e Bruno fu assassinato per colpa di incidenti che avvennero nella piazza. Bene, qui la casta dei giornalisti si autoriproduce. Io ho visto delle cose che a me non piacciono, io sono giornalista dal 75, non è che sono uno che non ha scritto nei giornali, e pur tuttavia abbiamo esattamente oggi un fatto grave, 2 morti sgozzati, uno che è italiano e che per fortuna tutti dicono che bello, vuol dire che un italiano vale più di 2 morti? Questo è un altro elemento. Allora io credo, sì, sicuramente chi giudica la giustizia, io per esempio la giudico, certo che la giudico e a un certo momento, siccome sono buono ma non fesso, la perdono e dico pazienza. Però io ricordo anche Mani Pulite, io ricordo che i giornali andavano tutti appresso Di Pietro quando lui faceva l'appello al popolo, anzi era una cosa terribile. Allora noi avevamo avuto 5 partiti distrutti e nel silenzio più totale, e sono quei partiti che in genere aiutavano quei giornali dove scrivevano quei giornalisti che correvano dietro a Di Pietro. Allora è necessario probabilmente che ogni professione si dia una regolata, io la mia, gli impiegati statali la loro, e certamente sono, per esempio, dal 1981 io ero per la divisione tra PM e giudice istruttore. E tutti pensavano che era un pazzo criminale che ce l'avessi con qualcuno. Io non vorrei mai che il mio PM poi mi diventasse il giudice e poi successivamente, non so, il Borrelli di turno mi va pure a giudicare la Juventus. Insomma, basta, non ne posso più. Allora voglio dire, ormai vi è un tale livello di commistione tra giustizia, gogna mediatica, eccetera, eccetera, che è necessario fare un passo indietro e riflettere fortemente sugli anni che sono accaduti, perché l'esperienza prima del terrorismo, la legge di emergenza, eccetera, eccetera, e successivamente Mani Pulite ha devastato un paese che è uscito con la scelta atlantica che oggi danno tutti per buono, ma nessuno gli andava bene un tempo fa. Sono tutti europeisti, ma non lo era nessuno. Adesso tutti dichiarano che erano per salvare Moro, ma nessuno lo voleva salvare, quando noi eravamo per la trattativa insieme a Craxi, perché Craxi mi ha difeso tra le altre cose, ecco chi ha le palle e chi non ce l'ha, no? Craxi ce l'aveva. Allora, oggi tutti bulimicamente cominciano a dire «Ah, ma io ho riflettuto 50 anni dopo, mi sono accorto che avevano ragione, perfino quelli dell'Ungheria». Ragazzi, io mi chiedo una cosa, ma ogni tanto qualcuno non può fare un passo indietro e abbandonare la politica? Io sono stato 20 anni in silenzio, no? E facevo politica, e lo facevo ad alto livello, lo facevo anche bene, perché Pollice lo facevamo bene, avevamo ragione. Allora voglio dire, oggi, chi ha sbagliato tanto, per favore, un passo indietro e si tranquillizzi un pochino, perché se no, veramente, io non riesco più a capire la politica, non riesco a trovare una ragione per cui succedono certe cose entusiasmanti che il Presidente del Consiglio va a raccogliere un giornalista che abbiamo liberato, pagando, perché così pare che sia. Insomma, ci sono delle cose che bisogna... Io non dimenticherò mai la cosa incredibile, i campionati del mondo,
dove il Presidente del Consiglio aspettava che Cannavaro arrivasse a... Ma dico, ragazzi, ma abbiamo capito perché c'è un degrado, un abbassamento della tensione. Per questi motivi, perché io sono convintissimo che i campioni del mondo andavano, diamogli tutto, cavaliere del lavoro, ma non si aspetta, non un paese intero che aspetta e zompetta come faceva qualcuno, no, nel cercare di andare in tutte le foto per essere brillante e intelligente. Allora il problema qual è? L'uso dei media. Adesso sì. No, volevo dire una cosa io. Noi non ci rendiamo conto, forse bene, adesso parlando e passando anche un po' di palo in frasca, no? Ma è giusto che sia così anche per... Però di fronte ai giovani noi una cosa non la diciamo. Luigino ha aspettato 20 anni per avere il proscioglimento. Al di là degli aspetti tecnici, no? Com'è possibile che un caso rimanga aperto 20 anni, quando in realtà nell'85 era già finita questa storia, sbaglio? Nell'85 si era già capito che Luigino non c'entrava niente, che le Brigate Rosse erano tutta un'altra cosa, che il sequestro d'Ozzi era stato fatto come era stato fatto, eccetera, che l'attentato al Papa non riguardava né la Will né tantomeno Luigino né tantomeno sua moglie né gli altri imputati intorno. Eppure, e non è un aspetto secondario, sono passati altri 17 anni. Cioè, com'è possibile che le carte di un processo finiscano in una stanza, in un armadio, in uno scaffale, di un'istruttoria, scusa, hai ragione, finiscano in uno scaffale e lì vengono dimenticate. E la persona che è dentro quelle carte continua tranquillamente a aspettare che qualcuno gli dica, guarda, per carità nessuno pretende le scuse, perché poi in questo paese non si scusa mai nessuno, ma almeno gli dice, guarda, ci siamo sbagliati. Ha aspettato questa persona 7.171 giorni. Vorrei tornare sul libro un attimo, perché si è parlato molto del caso Scricciolo, ma poco del libro. E invece questo è un libro molto bello. Ma è un libro bello perché, a differenza di altri libri, non si limita a raccontare una storia. Cioè, di solito un libro ha una trama, sia un romanzo o ha una memoria, eccetera, e uno alla fine dice... Mi è piaciuto, non mi è piaciuto, l'argomento mi interessa, mi ha stimolato, no, eccetera. Questo è un libro che, se uno non si mette in testa di essere stato 7.171 giorni in attesa che qualcuno gli dicesse non c'entri niente, non si può capire. Oh, 20 anni sono una cosa straordinaria, 20 anni è una generazione, no? E c'è stata una persona in Italia che per una generazione ha aspettato che qualcuno gli dicesse, guarda, non è vero. Lui lo sapeva già, lo sapeva fin dal primo momento, fin da quando Masone lo ha arrestato. Però tutto quello che c'è stato, la stampa, poi alla fine lui esce, Luigino, che io conosco dal 70 o dal 69, quindi da 37 anni. Quanto sei vecchio? Mamma mia, anche tu però. Questa persona poi è finita in una specie di cono d'ombra, non era più neanche il personaggio in negativo, non era più nessuno, era completamente scomparso. E 20 anni dopo avviene questo proscioglimento, nessuno ne parla perché la stampa ovviamente è distratta a tutta una serie di altre cose. È un libro bello perché è un libro appassionato, è un libro scritto col dolore, scritto 20 anni dopo, il che vuol dire che ha dentro una elaborazione di tutto quello che gli è successo. Però, ed è la pecca, Luigi non lo sa, è un libro buono, è un libro troppo buono questo. È un libro che non... Io, mentre lo leggevo, Luigino, proprio conoscendoti, mi dicevo, ma se fosse successo a me, ma avrei scritto questa riga, avrei scritto... Io mi sarei tolto tutti i sassolini, e tu c'avevi una scarpa piena di pietre, non di sassolini. Eppure non l'hai fatto. E questo è quello che continua a colpirmi e continua a farmi interrogare.
Perché, come hai fatto a perdonare? Cioè, come hai fatto a superare? No, dopo me lo dici. Come hai fatto a, non lo so, come hai fatto a scriverlo, questo libro con tanta generosità? Moderazione, sì, soprattutto anche quello. Beh, tu c'avevi delle accuse che erano terribili, cioè per uno come te, perché sai, uno può essere un estremista, e lo siamo stati, no? Lo siamo stati, Guido, estremisti. Allora, un estremista può essere accusato delle peggiori nefandezze, no? Però un estremista come te, che ha improntato, e qui non è un peana che ti faccio, ma tu eri così, tu eri la persona più generosa di tutti, eri quello che quando facevo una cosa, io mi ricordo che io, te e altri, Dario La Ruffa mi sembra, che adesso è un giornalista del TG2, e altri due o tre, organizzammo nel 78, no forse dopo, no nel 78, per i mondiali in Argentina, facemmo un opuscolo e una mobilitazione contro i mondiali in Argentina perché c'era la dittatura, eccetera. E non mi ricordo se prima o dopo, forse dopo, ci fu la Coppa Davis in Cile, con l'Italia in finale. In quattro riuscimmo a portare 5.000 persone in piazza a manifestare contro la squadra azzurra che andava a giocare in Cile. Con lo slogan, vorrei che lo dicessi tu, che era Panatta, sei zero, sei due, sei un fascista. E questo portò 5.000, questo per dire la generosità, e il motore di queste cose era lui, la generosità di questa persona. Allora, pensare che una persona che ha tanto impegno nelle cose si presti poi a doppi, tripli, quadrupli giochi è pazzesco. Però questo non vuol dire che un'inchiesta che ha delle fonti che parlano non debba essere approfondita, non debba andare fino in fondo. Ma io continuo a sottolineare questo aspetto. Questa persona che tanto ha dato e tanto ha speso nella sua vita, poi scrive un libro così. Scrive un libro così bello, così generoso, così forte, ma senza rancore. Come fai a non avere rancore? Chiudo. Quelli ha ragione, il giudice Priore ha ragione, quelli erano gli anni particolari, no? Erano anni di leggi emergenziali anche però. Ed è un argomento che forse in questo paese dove ormai si sta riaffrontando tutto, ecco, chi diceva, si ridice, ma forse Moro poteva essere salvato, poteva essere liberato, si poteva trattare oggi a 30 anni di distanza, oggi però a 30 anni di distanza. In questo paese dove si rielabora tutto, secondo me non si è mai riflettuto bene su questa costante emergenza di questo paese. Quando noi siamo usciti dall'emergenza del terrorismo, e vi ricordate, 91, 92, 93, emergenza mafia. Prima l'emergenza mafia e addosso quella corruzione. Adesso per fortuna c'è solo quella Vallettopoli di emergenza, che è più, forse è più simpatica, no? Però una riflessione vera su questo paese in costante emergenza, che deve costantemente vivere anche con teoremi, perché poi quelli erano gli anni del teoremi. 3 anni prima di te, il 7 aprile, gli arresti in massa, centinaia di persone che dopo 5 anni vengono completamente prosciolte se non condannate per fatti specifici, ma non erano... non era Negri il capo delle Brigate Rosse, non era Nicotri il telefonista del caso Moro, non era l'autonomia che guidava le Brigate Rosse. 5 anni per saperlo, erano teoremi, tant'è che si è chiamato il teorema Calogero. Una risposta da Rosario Priore la vorrei avere. Perché non è colpa certamente tua o di Imposimato, di Sica, non lo so di chi è, ma come fa un fascicolo a scomparire come se un uomo improvvisamente si polverizzasse? Luigino è riemerso soltanto qualche anno fa. Come è successo? Tecnicamente magari. Scricciolo sicuramente lo sa e anche su questo è troppo buono. Io vorrei che fosse detto da lui che io lasciai il fascicolo nel momento in cui fui trasferito alla Procura Generale, quindi nell'87 o nell'88. Io ero 86,
fatta. Io, forse Luigino si ricorda meglio di me, quando io dovetti lasciare il mio ufficio perché trasferito alla Procura Generale. Già se n'era andato in Posimato, che è stato per 3 legislature deputato e senatore al Parlamento italiano. Già se n'era andato Sica all'antimafia, già se n'era andato Martella alla Corte di Cassazione. È rimasto solo lui. Però io, che ero il più anziano dei giudici istruttori e quindi fungevo da consigliere istruttore, prima di andar via assegnai questo processo. Questo processo è rimasto nelle mani del giudice assegnatario per 20 anni. Io ero fuori dall'ufficio perché poi fui ripreso per fare Ustica. Non sta a me dire il nome della persona, no, certo, che l'ha tenuto per tanti anni. Scricciolo lo sa. E molto spesso poi è di una banalità. Il meccanismo è di una banalità pazzesca, forse gli armadi rivoltati. Dunque gli armadi ci sono, i documenti sono tutti visibili, chiunque vuole li va a prendere. Non è vero cosa è stato dichiarato all'antimafia, che sono spariti la documentazione. Chi lo ha detto dice una bugia. L'ispettore FIC ha un problema nella sua esistenza di inseguire sempre il signor Fogg. Io sono Fogg, lui è Frick. Il signor Frick, io al signor Frick io voglio bene e andrò sicuramente a trovarlo al suo funerale per un problema di età. Per quanto riguarda invece il giudice priore, ve lo ripeto, io sono andato dal giudice priore chiedendo: ma che cosa succederà alla fine di questa storia? E ha analizzato, si è fatto portare il fascicolo, che ci sono, no, caro Guzzanti, tranquillo, ci sono lì, è inutile che vai a cercare, ci sono, basta che li fotocopi. E l'altro elemento, si fece portare il fascicolo e mi disse: Scricciolo, vai tranquillo, adesso io non so se si può dire, ma insomma, diciamoci la verità, da questo non c'è ragione di procedere, per lui ero stato prosciolto nel 1986. Poi, sfortunatamente, il giudice priore, che è in quel gruppo di persone che non insegue l'uomo, ma semmai persegue il crimine, che sono cose diverse tra inquirente e inquisitore, tra cavaliere dell'Apocalisse. Oh, ma questi poi cavalieri dell'Apocalisse vanno tutti male, perché insomma finiscono tutti messi male. Comunque, insomma, fatto sta che io debbo al giudice priore la certezza matematica che il proscioglimento di istruttoria, beh, insomma, lo debbo a lui. Lo debbo certamente al giudice Lupacchini, che non conosco, ma lo debbo certamente alla persona più tranquilla, più pagata e secondo me anche il più buono di tutte e tre. Mai buono come te. Ma sarebbe stato meglio. Guardate, vi prego, meglio un'istruttoria lunga che un processo al tempo di quei giorni. Perché ricordatevi, in tempo di gogna mediatica hai già perso priori, non a priore, a priori. Allora a volte un tempo lungo serve anche per tranquillizzare le cose. Io penso che nel 1982, quando sono stato arrestato, ero un mascalzone nato. Poi successivamente, tante ore di interrogatorio, tanti momenti di confronto, io penso che un po' ho scavato anche nella coscienza dei giudici. E io di questo ne sono convinto, perché anche i giudici hanno un cuore, anche l'ispettore Fick. Volevo riconfermare una cosa che ho detto, che sono andato personalmente a prendere i soldi in Bulgaria per Democrazia Proletaria, quindi spero che Guzzanti non mi chiami in causa per questo. Ma l'altra cosa è prescritto. L'altra cosa invece voglio dire, che il primo contributo elettorale che abbiamo avuto con la prima volta che siamo entrati in Parlamento, l'abbiamo completamente devoluto a Lula e alla sua campagna elettorale. Ebbene, questi fatti non sono, come vorrei dire, avulsi da un contesto generale che ci aveva
preparato Luigino, perché tutti i rapporti con tutti i movimenti del mondo, ne sa qualcosa mia moglie che ogni tanto gli portava a casa qualche ospite che Luigino faceva venire in Italia di passaggio da Milano, ma tutti i rapporti che abbiamo avuto con Democrazia Proletaria, piccolo partito dalle grandi ragioni, nasce da questo lavoro in profondità. Nasce da questo lavoro in profondità fatto da Luigino Scricciolo e quindi fatto poi proprio da Democrazia Proletaria. Questo bisogna rendere onore a questo lavoro e a questo lavoro in profondità che è stato fatto da Luigi e che poi abbiamo continuato, anche se poi abbiamo chiuso un'esperienza e alcuni di noi hanno dovuto fare alcune cose diverse dalla politica attiva. Mario Capanna a scrivere i libri ed io a occuparmi di ambiente, anche se devo dire al buon Sandro che l'emergenza ambientale in questo momento è un'emergenza vera e non inventata. Non è di tipo giudiziario. Allora, do per l'ultima volta, giuro, la parola a Luigino che ha promesso di essere breve e poi chiudiamo a meno che non ci siano domande da parte di qualcuno di voi. No, innanzitutto volevo ringraziare alcuni amici che sono qui, sono i miei amici della UILA, il sindacato a cui io sono matematicamente iscritto, tanto sono lontano da certa UILDEP, tanto sono vicino alla UILA, ai miei amici dello Scout, De Angelis, a Lucchi, il Cislino, e a tanti altri, alla Merlino, della Confederazione Italiana degli Agricoltori, non è la CIA quella agricola. Insomma, a tanta gente, compreso il mio compagno, tra virgolette, Nargi, a tanti amici, guardate, per me oggi è come se avessi fatto la prima comunione. Questo è il primo aspetto. E il secondo aspetto è Pollice. Pollice è un caro amico, punto. Provvisionato, 37 anni, ripeto, non me lo deve toccare nessuno, Mori è la persona che un amico giornalista mi ha detto, persona di un'etica straordinaria. Allora, tutte queste persone sono qui perché mi vogliono bene, ma anch'io voglio bene, come voglio bene a Buri che sta là in fondo, e voglio anche molto bene al mio giudice istruttore, Priore, perché vi ricordo una cosa, sul mattone dell'odio non ci si deve mettere altro odio, ma ci si deve mettere amore. Sul rancore non si costruisce nulla, sull'odio non si costruisce nulla, e solo attraverso un senso profondo di pace e di tranquillità interna, che dai anche agli altri. Perché se qualcuno ti ha fatto del male, non fargli ulteriore male, perché questo genera una spirale terrificante. E questo è l'elemento che mi ha portato nel tempo a capire pazientemente che forse bisogna, in maniera da giobbe, subire alcune cose. Certo, alcuni sassolini me li sono tolti dalle scarpe. Allora, se qualcuno vuole domandare qualcosa, sono tutti disponibili, compreso l'imputato Priore. Bene, direi che è tutto. Grazie per essere venuti.